producendo. Oggi sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di gara 2016 per l'affitto di 20 beni di proprietà dello Stato tra fari, torri ed edifici costieri. Quattro di queste strutture si trovano sul territorio pugliese. Non solo fari, come previsto nel bando dello scorso anno, ma anche torri ed altri edifici costieri, grazie al progetto Valore Paese Fari, potranno essere sottratti quest'anno al degrado e dati in affitto fino a 50 anni. Il nuovo bando, quello 2016, consultabile sui siti dell'Agenzia del Demanio e della Difesa Servizi, elenca i 20 beni di proprietà dello Stato per i quali i cittadini, le associazioni o le imprese, entro il 19 dicembre, possono presentare progetti di recupero e riuso attraverso un'offerta libera. Idee imprenditoriali sostenibili, di qualità e capaci di creare valore economico e sociale per i territori. Quattro sono i beni pugliesi adesso a disposizione: la Torre Castelluccio a Bosco Cagioni a Pulsano in provincia di Taranto, il Convento San Domenico Maggiore a Monte Oliveto e la Torre d'Aiala nel capoluogo ionico e il faro di Torre Preposti a Vieste sul Gargano. Con il bando 2015 sono stati assegnati 9 fari su 11, tra questi il faro di San Domino nelle isole Tremiti, che in concessione per 50 anni porterà nelle casse dello Stato canoni complessivi attualizzati per circa 700.000 euro, con un investimento di 500.000.